7 vittorie su 11 partite, un quinto posto a pari punti con la quarta in classifica, una Final Eight di Coppa Italia che è già un primo obiettivo dal quale è ormai difficile nascondersi. Questi gli ingredienti che hanno cucinato lo splendido Natale della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, ritrovatasi lunedì sera a cena nei locali dello stabilimento Vaga Extra di Vallefoglia, ospiti delle padrone di casa Alceste Vitri, punto di riferimento a sostegno della causa cestistica pesarese e per l'occasione premiato anche con la casacca della VL personalizzata. Una cena di Natale da grandi sorrisi. Quelli di squadra, società, staff, consorziati, istituzioni e amici di una VL reduce da una vittoria di Verona fresca di appena 24 ore e con mille stimoli già proiettati a un Santo Stefano con la capolista Virtus Bologna, accompagnata da una Vitri Figorena in odore di sold out. Noi stiamo lavorando, stiamo cercando di dare il massimo partita dopo partita per raggiungere dei traguardi. Questi traguardi non li vogliamo, come dire, tirare fin quando, in ballo fin quando la matematica non lo è, perché in questo momento qui sì, è vero, siamo molto vicini a questo primo traguardo, però ancora non ci siamo. Quindi continuiamo a lavorare, continuiamo a crederci e soprattutto a fare una bella pallacanestro, perché credo che sia questa la cosa importante. La VL sta semplicemente rispecchiando quello che è la costruzione data dalla guida del nostro coach Repesa, che fin dall'inizio, fin da quest'estate, ha costruito una squadra buona, eterogenea, dove se tutti i ragazzi lavorano come una squadra, i risultati si portano a casa. Poi da lì a sperare a un risultato maggiore, sicuramente quello dei playoff è un format che magari favorisce più squadre un pochettino più lunghe come panchina, come squadra, quindi io sarei ben contento di puntare A a qualificarci ai playoff e B giocare Final Eight e B di giocare bene delle Final Eight. Sono contento innanzitutto dei risultati della squadra, siamo in un momento molto positivo e sono contento, ecco, che all'interno della squadra si respiri, ecco, un'area positiva, un'area di allegria che ci possa servire, ecco, a ambire a progetti ancora più importanti. Intanto proviamo a prendere un posto all'interno delle Final Eight e poi penseremo a provare di portarla a casa, perché ogni volta che, insomma, sei all'interno di una competizione cerchi sempre di giocare per vincere, e giocheremo nel caso in cui dovessimo approdare le Final Eight per vincere assolutamente. Quindi adesso penseremo alla Virtus e poi alle ultime tre, sperando, ecco, appunto, di avere un posto tra le migliori 8. Come abbiamo detto, da inizio anno è un progetto, è un progetto in cui cerco di migliorare giorno per giorno, lavorando tanto. Repesa è un maestro in questo. E quindi sì, ho bisogno ancora ovviamente di maturare tanto tanto, però credo che ci siano le buone basi e mattoncino dopo mattoncino arriverà tutto. Questa è una squadra, e se ne trovano poche secondo me, in cui 10 giocatori su 10 possono avere dei minuti importanti e possono dare il proprio contributo anche in momenti importanti. Questa è una cosa ovviamente con la doppia faccia, è un risvolto positivo perché la squadra è di una competitività incredibile, poi ovvio che ci sono, i minuti sono sempre quelli, e quindi i minuti in questo momento per me sono l'ultima cosa che mi interessa del riuscire a farmi trovare pronto nei minuti che mi vengono concessi. Ecco. Per me in particolare, che vengo da Torino, sarebbe bellissimo riuscire ad andare alle Final Eight nella mia città. Anche perché quando ero piccolino le avevo viste, le avevano fatte 2 anni di fila a Torino e io facevo il pulisci campo, riuscire ad andare anche da giocatore sarebbe bello. C'è qualche rimarico, poteva essere meglio, ma uguale poteva essere peggio. Tutto sommato le cose stanno andando come volevamo e dobbiamo andare avanti così. Vorrei ne approfittare, fare auguri per tutti quanti, prima di tutto per nostra tifoseria e tutta la gente vicina alla nostra società e tutta la gente da Pesaro e non solo da Pesaro, in tutta l'Italia. Buon Natale, buone feste, auguri, buon anno e speriamo avere prossimo anno produttiva, felice e con buoni risultati.